Un momento importante per la città di Pavia, Oscar Schmidt al Palacchiappero. Beh, un momento molto importante e molto emozionante. Dopo 31 anni abbiamo la possibilità di rivedere un campione che ha calcato il parquet del Pararvizza, che è rimasto nel cuore di tanti tifosi e di tanti sportivi. È bello ricordare con lui in questi giorni, in queste ore in cui lo abbiamo qui a Pavia, ricordare con lui i momenti che hanno fatto la storia del basket pavese. È bello sentirlo raccontare episodi, aneddoti della vita sportiva, della sua attività sportiva qui a Pavia. È bello vedere gli occhi dei bambini incantati e che ascoltavano, prendeva lezione da Oscar. Ha insistito molto sull'allenamento, sull'impegno, sulla costanza che ci vuole per fare sport. Credo che sia stato un bel momento per i ragazzini e per tutte le persone presenti al Palacchiappero, che abbiamo inaugurato oggi dopo che abbiamo ultimato i lavori, mettendo così a disposizione della città un'altra struttura. È un bel momento che i bambini ricorderanno per molto tempo sicuramente. Oggi abbiamo voluto celebrare questa inaugurazione simbolica con i ragazzi, con le ragazze, con le famiglie, insieme ad Oscar Schmidt, perché il cantiere del Palacchiappero, che è stato senza dubbio complesso a cavallo tra pandemia e guerra, con tutte le criticità che sono emerse, è comunque un risultato importante. Abbiamo una struttura totalmente rinnovata, a norma, che può accogliere le sfide del futuro e ospitare l'allenamento e le partite delle varie discipline. Quindi è un punto importante, ma è anche un momento di sintesi, di comprensione, anche di presentazione di ciò che ci aspetta nel futuro, perché l'amministrazione ha puntato molto sulle infrastrutture sportive. Oggi il Palacchiappero è perfettamente agibile, tra poco entreremo nel merito della nuova struttura del Pararvizza, quindi un nuovo palazzetto vicino a Pararvizza che darà un'ulteriore risposta al mondo sportivo, ed infine l'elemento secondo me più simbolico e più importante, la gara di appalto che tra qualche mese darà il via ai lavori di ricostruzione del vecchio palazzetto di Via Porta. Questo secondo me è un elemento veramente importante che testimonia l'importante lavoro svolto, perché dopo anni di degrado e di chiusura, non solo la bonifica ma la riqualificazione, quindi lo sport che torna nel centro di Pavia con lo storico palazzetto che tornerà ai fasti del passato.